Tant'è che una delle piattaforme migliori che ci sono è RaiPlay, che ha un catalogo strepitoso, che però non viene promosso dalla stessa Rai. E che non lo sanno i non Rai. Non lo sanno i Rai che c'è RaiPlay. Il cinema fuggente. Sta per cominciare Il Cinema Fuggente, un podcast di cinefolia. Allora, buon cinema a tutti. Questa luce un po' così notturna, diciamo che è iconica perché sono le 9 di sera, le 9 e un quarto di sera, e l'ospite di oggi è una persona che lavora col favore delle tenebre, oppure no? Ciao Gianluca. Ciao Mattia, ciao a tutti i cinefolli, grazie per l'invito. No, i cinefolli sono un altro gruppo Telegram. Non mi confondo. Qualcuno mi ruba nomi, qualcuno mi ruba cose. Esistono altri cinefolli, non puoi chiamarmi cinefolle. Allora dai, entriamo nel vivo della questione. Gianluca, io credo che ormai lo conosciate tutti, Gianluca, è l'ennesimo podcast, ormai è rimasto solo l'ennesimo podcast. Facciamo un po' di chiarezza, dai, tu hai un sacco di pagine aperte, ma sì, allora, Fetish Frame, cos'è rimasto di tutto quello che hai lasciato, gli strascichi del tuo passaggio? Dei miei ennesimi progetti, diciamo che, giusto per contestualizzare, nel 2013, per alimentare la mia passione e condividerlo, ho creato la pagina, l'ennesima pagina sul cinema su Facebook, e lì per diversi anni l'ho gestita con grande continuità e con grande soddisfazione personale. Poi avevo fatto anche il canale YouTube, l'ennesimo canale sul cinema su YouTube, per un paio d'anni, e per poi creare anche Fetish Frame, che era una specie di archivio di frame un po' originali tratti dal mondo del cinema. Ma quindi con tutte delle scene particolari, con dei frame molto suggestivi, che tra l'altro è stata hackerata, no. E non riesco più ad accedere. Se adesso andate su Facebook Fetish Frame, c'è tipo studio medico, c'è tipo un uomo che maneggia delle spezie, tipo, però il resto è tutto identico, cioè non è che sta facendo altre cose, è solo quella cosa lì. Però c'è ancora il sito, e quello ogni tanto ci carico delle cose, perché non mi piace tenerlo, perché appunto come archivio fetishframe.it. E mentre invece adesso da un annetto e mezzo abbiamo aperto l'ennesimo podcast sul cinema su Spotify, adesso ci abbiamo già una cinquantina di episodi, perché ogni venerdì mi piace caricare una puntata, sempre con ospiti diversi, critici, content creator. Anche il caro Mattia è passato un paio di volte a trovarmi, e quindi questa qua è la versione ennesimo, perché sono tipo Bruce Wayne, no? Gianluca e Bruce Wayne, c'è l'ennesimo che agisce col favore delle tenebre. E poi sempre assieme a Mattia e Gianmarco abbiamo creato anche Morti di Film, che è l'altro podcast, quindi sono andato un po' più, mi sono Pablo trinciato, anche se non sono a quei livelli, però mi piace il formato del podcast e quindi vado così. Sì, no, abbiamo, infatti tu più che un ospite sei insomma un amico di vecchia data e una presenza sempre ben accetta, insomma, su Cinefollie e sul Cinema Fuggente. E noi abbiamo toccato sempre tante tematiche. Tra parentesi, visto che l'abbiamo citato, Morti di Film, salutiamo Gianmarco, che oggi non è con noi, e infatti la puntata sarà un po' meno cazzeggiona e soprattutto non avrà ritorni di audio e ci saranno meno problemi. Esatto. Non è, perché voi non lo sapete, ma Gianmarco mi fa bestemmiare in turco quando dobbiamo fare il montaggio della puntata, che diciamo generalmente ci do un'occhiata io, o almeno le ultime puntate ci ho dato un'occhiata io, e lui puntualmente ha sempre questo eco delle nostre voci in sottofondo che crea un po' di problematiche. Però noi lo salutiamo così, sfottendolo, come facciamo sempre in Morti di Film. Oggi l'argomento è un altro. Oggi l'argomento ci vede dalla barricata dei cattivi, se vogliamo, perché è comodo, cominciamo così, è comodo andare in giro a dire che le piattaforme uccidono il cinema. Il tema infatti è proprio questo. Le piattaforme che vengono guardate dai cinefili, dagli appassionati di cinema, come il nemico, come colui o coloro, in questo caso, che portano via pubblico alle sale. Però Gianluca è qui con noi per dimostrarci che non è così, ma anche che magari le piattaforme molto spesso sono anche un valore aggiunto.
Allora, secondo me, è come al solito, come quando si parla di cinema, come anche un po' di ogni cosa, purtroppo, ai giorni d'oggi, il problema grosso è quello della polarizzazione, no? Quindi ci sono o le piattaforme che sono il male assoluto, oppure sono la salvezza, che quindi il cinema ormai è obsoleto. Ovviamente, come tutte le cose, la verità sta un po' nel mezzo, in quella zona grigia, dove le piattaforme, specialmente, perché io molte volte, vivendo, gli ascoltatori probabilmente molti non lo sanno, io vivo in Valle d'Aosta, no? In un paesino a 15 minuti da Aosta. E anche lì bisogna capire, perché in base alla città in cui viviamo, le piattaforme possono essere anche una risorsa, perché tipo per esempio nella Valle d'Aosta ci sono alla fine, ad Aosta ci sono due cinema, di cui uno storico con una sala sola e un multisala con 5 sale. Poi c'è il cinema di Courmayeur, che anche quello è aperto con le sue sale, che però già da Aosta dista comunque quella mezz'oretta e non è così comodo andarci se sei di Aosta, e poi in alcuni periodi dell'anno è chiuso. E quindi considerate che noi non abbiamo tutta questa possibilità, cioè, se sono 6 sale, di cui molte volte magari nel cinema piccolo ci sono film che danno anche nel multisala, capirete che si tratta di, quando va bene, 6 film diversi ogni 2 settimane, quindi moltissimi film non arrivano, o arrivano grazie a magari delle rassegne, come in Val d'Aosta c'è questa saison culturelle da una decina d'anni, che è uno dei motivi per cui mi sono anche appassionato al cinema, che porta sempre, dà la possibilità di recuperare di film d'autore, quelli che girano nei festival, ma con grande ritardo. Cioè, tanto per esempio Asbestas qui ad Aosta è arrivato un mese fa. Ammazza. Eh sì, che poi meglio di niente, quindi grazie mille e alla saison, e salutiamo gli amici, però comunque capite che... E poi c'è 2 giorni in una settimana, quindi c'è il martedì e il mercoledì, 2 spettacoli, e se hai la possibilità ci vai, se no ti attacchi essenzialmente, no? Quindi, esatto. Poi anche un altro discorso, che poi magari entreremo più nel vivo con Mattia, perché so che è un tasto a cui tiene parecchio, no? Quello della lingua originale. Certo, e ce l'ho qui, guarda, volta, è pronto tipo... qui, è proprio pronto qui, tra queste 2 dita. È già pronto, tipo ha destato grandissimo scalpore il film, l'ultimo film di Ethan Coen, che è uscito in sala solo doppia, solo in lingua originale, sottotitolato, senza doppiaggio. Io leggevo su Facebook, sui vari commenti social, di molti indignati che dicevano: non è giusto, perché non si dà la possibilità allo spettatore di scegliere, no? E su questo sono d'accordo. Io, nonostante ho iniziato da diversi anni a guardare film solo in lingua originale, adesso faccio veramente molta fatica a vederli doppiati, però non sono uno di quelli fondamentalisti che dicono aboliamo il doppiaggio, non ci deve essere. Ognuno poi è giusto anche che sia libero di guardare come vuole, non voglio entrare a fare battaglie di fede per quel discorso della polarizzazione anche che facevamo prima, però chi vive una piccola realtà dovete considerare che questa opzione della lingua originale non ce l'ha mai, o ce l'ha pochissimo. Tipo ad Aosta adesso, da solo 1 anno e mezzo, il multisala ha messo 1 spettacolo a settimana, una volta solo, quindi di un film in lingua originale, il lunedì alle 8:30. Se riesci ad andarlo a vedere in quello spettacolo lì, lo vedi in lingua originale, se no c'è sempre doppiato. Quindi capite che non è così semplice, no? Cioè, è un po' complicato. Quindi, per tutto questo pippone, per dire, io sono una persona che vive in un posto dove non ha molta possibilità di andare in sala a vedere tutto quello che vorrebbe, e molti film, per scelta, magari li aspetta apposta che escano in piattaforma o sui supporti, no? DVD, Blu-ray, quando escono, perché purtroppo molti non escono più, tipo il film di cui ha parlato molto bene Mattia, Animali Selvatici, se non sbaglio, che lo confondo fantastici, no? Animali selvatici, Mungiu. Qua non è passato con la saison culturelle solo 2 giorni, e purtroppo non ho avuto modo di andarci, e sto aspettando che esca DVD, che non esce. L'unica possibilità è comprarlo sugli store online, tipo Amazon o su Apple, e ho fatto per comprarlo e ho visto che non mi dava la possibilità di vederlo in lingua originale, cioè c'era solo doppiato. Questo è assurdo, cioè pensate, voi comprate un prodotto e non vi dà la possibilità di vederlo in lingua originale, cioè, ma sì, c'è esatto. Davvero? Cioè, sì, perché? Ecco, qui entriamo già nella sfera dei lati negativi delle piattaforme. Chiudo un attimo il cappello lingua originale, che recupereremo più avanti. Sì. Intanto dicendoti che Animali Selvatici, anche io ho sbagliato quando la prima volta che ho scritto il post su Facebook è stato Animali Fantastici, un film bellissimo, e la gente sotto: come i fantastici? ma che c'è di fantastico? Che si odiano tutti. E quindi diciamo che è un titolo che porta al fraintendimento. E
dicevo, chiudo il cappello della lingua originale, o meglio, del film di Cohen, del fratello Cohen, che tu hai letto queste cose, non è giusto, eccetera, io su questo sono anche d'accordo. Il problema però è che io ho letto delle cose ben peggiori. Ah, la morte del doppiaggio è finito, adesso cominciano a minare il territorio dei doppiatori. Allora, mio parere personale provocatore, magari, ma al di là di questo, no, assolutamente no. Ci sono già stati tantissimi esempi di film che sono stati portati in sala solo in lingua originale. Roma di Cuarón, Il Pinocchio di Del Toro, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, ce ne sono tantissimi. Tra l'altro, due titoli, così ritorniamo nel momento giusto, cioè nell'argomento sì. giusto, due titoli prodotti da Netflix. Roma, che se non ricordo male qualche Oscar lo aveva vinto, e Del Toro, che ricordo bene qualche Oscar lo ha vinto, miglior film d'animazione. Ecco, nel momento in cui arrivano delle proposte, dei lavori, dei film alle grandi case di produzione, e le grandi case di produzione non sono interessate a produrre quei film, quindi il Pinocchio di Del Toro nello specifico è un film che ha avuto un sacco di problemi ad essere prodotto. Era da tanto che Del Toro girava con sto Pinocchio, questo progetto, e nessuno glielo voleva fare. Stiamo parlando di un regista premio Oscar. Quindi, se lui fa fatica a produrre dei film del genere, figuriamoci gli altri. Stessa cosa a Roma di Cuarón. Io adesso non so quanta fatica abbia fatto Cuarón, perché non sono informato su questo, non ho letto nulla. Però ecco, Roma di Cuarón è un film difficile, perché è un film in bianco e nero, un film ambientato nell'America Latina, un film con, insomma, molto di nicchia, molto personale. Comunque Roma di Cuarón è un film che non è appetibile per le case di produzione, non è appetibile per il pubblico. Anche Cuarón, regista premio Oscar con Gravity, e anche lui ha usufruito del sistema Netflix e quindi delle piattaforme. Per cui l'ultimo film di Robert Rodriguez, che è brutto, per carità, perché poverino, è veramente brutto l'ultimo di Rodriguez, però è stato prodotto da Prime Video. Ecco, tante cose che arrivano lì, tra virgolette, per salvare il cinema. E ti aggiungo una piccola situazione, che è un mio pensiero personale, così poi mi dici tu se sei d'accordo. Le piattaforme hanno pulito le sale di tutta quella roba fatta, tra virgolette, con lo stampino, che prima le inondavano, cioè tanti film action di registi secondari, tanti film thriller, tanta roba che sì, merita la sala, ma fino a certo punto, ora esce in piattaforma, e in sala il pubblico può andare a godersi i film che veramente meritano di essere visti sul grande schermo più degli altri. O fermo restando, ovviamente, penso che siamo d'accordo tutti e due, tutto andrebbe visto sul grande schermo, però ecco, c'è roba prodotta solo ed esclusivamente per fare numero, che puoi tranquillamente guardartela a casa. Sì, sono d'accordissimo. Beh, innanzitutto volevo aggiungere che sia Roma che Pinocchio, secondo me, sono due film veramente straordinari, meravigliosi, che Netflix ovviamente produce, che sono difficili, di facile digestione per uno spettatore casuale. Un film come Roma è veramente molto ostico, nonostante sia grandioso, però è più indirizzato a un tipo di appassionato già un po' più scavato, no? E ovviamente li produce anche per darsi magari un tono, poter partecipare ai festival, per dire ok, Netflix, siamo Netflix, vogliamo produrre anche cinema di altissima qualità, grandi autori, ma anche Sorrentino, per dire, e cerca sempre queste uscite e farle quella un po' specchietto, no, di quelle piccole parentesi cinematografiche, quindi dici il periodo, qualche giorno lo fai andare in sala, così ti giustifichi, puoi partecipare anche ad alcuni premi, ad alcuni festival, e ti pulisci tra virgolette la coscienza, così, anche se ci fosse, se si dovesse pulire necessariamente la coscienza, non si sa riguardo cosa, riguardo ai film che dici che molti escono direttamente in piattaforma, i film che erano diretti, tipo un tempo si diceva diretti all'home video, adesso ci sono quelli da piattaforma, però per dire anche il mediocrissimo film dei fratelli Russo, Grey Man, se non sbaglio, tipo, che è abbastanza improponibile, quello probabilmente è un film che, meno male, no, dico, che è uscito direttamente in sala, così ci libera spazio. Per me i fratelli Russo potrebbero stare tranquillamente sempre in piattaforma, proprio va benissimo, anche Winter Soldier, lasciatelo lì, lasciatelo su Disney Plus, scusa l'interruzione. E quello che dicevi tu,
Quello che... No, tranquillo, figurati. Però quello che dicevi tu, no, del fatto che i film devono essere visti per forza al cinema, verissimo. Cioè, se hai la possibilità di vederlo al cinema nella condizione migliore, sono d'accordo. Cioè, solo un pazzo direbbe che è meglio vederselo a casa, per quanto puoi avere un impianto, un televisore fantastico, la componente di prendo e vado al cinema è ineguagliabile, no? Anche solo per stare attorno alla gente, magari vederlo con degli amici, con degli estranei, l'atmosfera. Se mi spavento assieme a tante persone mi spaventerò di più, se rido assieme ad altre persone riderò di più. Su questo mettiamoci un... cioè è la palissiano, no? Però, cioè tipo per dire, no? Io non andrei, non sono, non, anche se avessi avuto l'occasione, non sarei mai andato a vedere l'ultimo film di Woody Allen, Coup de Chance, doppiato. Perché? Perché, per quanto mi riguarda, per la mia sensibilità cinefila, anche se è una parola che aborro, il doppiaggio mi mette un filtro forte. Quindi, quel prezzo sono disposto a pagarlo se voglio andare a vedere un film dove il tasso spettacolare, quindi dove l'aspetto visivo è preponderante, come può essere un Dune 2, per dire, ci tenevo ad andare a vedere al cinema. Perché dico, ok, magari il doppiaggio mi mette quel filtro, però mi dà tanto altro in più. Però, come dico sempre nei gruppi di cinema per far arrabbiare la gente, che poi non lo faccio, però per far la provocazione, cioè preferisco vedere l'ultimo di Allen in lingua originale sottotitolato sull'iPhone che vederlo al cinema doppiato. Perché? Perché vederlo doppiato davvero mi mette... Ma, e non è una critica alla professione e ai singoli doppiatori. Cioè, per quanto uno può essere bravissimo, per dire, faccio l'esempio caso, no? Il caso di studio. Luca Ward, che ha una voce straordinaria, fantastica, e se senti, tutti quando dicono un doppiaggio fatto bene, prendono come esempio Ezechiele 25:17, no? Che anche sotto i video su YouTube c'è scritto meglio dell'originale. La voce di Luca Ward è meglio di quella di Samuel Jackson, su questo non c'è discussione. Però secondo me non è un buon doppiaggio, perché snatura quello che è Samuel Jackson, che ha questa voce da gangsta che collide con la sua figura da anche con l'abito, no? L'abito tutto vestito elegante, quei riccioli, cioè una contraddizione vivente quel personaggio, no? E quindi anche la voce Samuel Jackson, che poi è la sua, cioè è la sua, capito? È lui che parla. E non c'è quel filtro, e Luca Ward è bravissimo, e poi se uno vuole guardarselo doppiato va benissimo, anche lì non siamo, dipende come uno vuole vivere l'esperienza. Se la vuoi vivere in maniera totalizzante, secondo me è indispensabile guardarlo in lingua originale, come specialmente alcuni film, tipo un film orientale, anche Perfect Day, che non sono riuscito a vedere, che però appena esce ho già prenotato il Blu-ray su Amazon. Quello, un film orientale, per quanto mi hanno detto che parlano non moltissimo, però un film orientale in italiano, cioè, è straniante, cioè, capito? Io voglio andare in Giappone, voglio essere lì. E poi anche lì, se apri il discorso doppiaggio, dovremmo andare a parlare anche di Cannarsi, per cui, voglio dire, qui si aprirebbe un mondo. Però, ritornando al tema... Che invece sono uno tra i pochi, faccio parte di quel 2% della popolazione che apprezza abbastanza gli adattamenti dello studio Ghibli così surreali di Cannarsi, tranne proprio quando ci sono quei passaggi super arzigogolati che lasciano tempo che trovano, però boh, secondo me danno quella nota un po' particolare, magica. Tu che non vuoi dire nient'altro che tu. Esatto, esatto. Però Mattia, scusami, per incentrare, per far capire che il mio discorso non è una guerra alla professione del doppiatore, sì, però per sì. Dire anche un film come Schindler's List di Steven Spielberg, che io adoro, sai che no, tra i miei registi preferiti, gli voglio proprio bene, certo. A livello viscerale, e anche Schindler's List lo considero un film straordinario, però lo guardi in lingua originale e vedere i nazisti che parlano tra di loro in inglese, cioè è faticoso, cioè è un pugno in faccia che ha lo spettatore, cioè è un filtro grandissimo, la lingua, mentre invece in Bastardi senza gloria di Tarantino la lingua è un personaggio, la lingua non si può prescindere dalla lingua, anche perché specialmente, vabbè, in contesto della guerra mondiale vuol dire sopravvivere o morire, no? Come nella scena della locanda, basta una inesattezza e fai scattare un putiferio, però allo stesso modo anche nella contemporaneità, se no l'effetto tipo Natale Natale a Miami, dove arriva Paolo Ruffini e parlano in toscano, cioè capisci? Però vabbè, lì ovviamente no, è una boiata, ok, però cioè, non so.
mi mette proprio questa fatica, specialmente poi anche il suono, no? Si sente che stanno parlando in uno studio, specialmente negli ultimi 15 anni. C'è stato su quello che si dice sempre abbiamo i migliori doppiatori del mondo, e sarà vero, non lo metto in discussione, però sicuramente ultimamente non abbiamo le migliori sale di doppiaggio o di quello che dipende. Poi io non sono... no, non è quello che dipende, però lo senti tanto che è un suono registrato. Ma certo. Quindi se già c'ho la componente di sentire una lingua che non appartiene al luogo, in più c'è quello, però... Adesso non voglio fare una puntata contro esclusivamente a questo, perché poi, come ho detto, non sono un fondamentalista, ognuno è libero di guardare quello che vuole, però io faccio fatica, e questo è uno dei motivi che mi tengono abbastanza lontani dal cinema quando ci sono dei film magari di autori a cui tengo particolarmente. Allora facciamo così, adesso mi riprendo un pezzo del discorso che hai fatto tu sul doppiaggio e ritorniamo alle piattaforme, perché dovevamo parlare di questo e siamo partiti con la filippica sul doppiaggio, però facciamo una puntata e rifacciamo un'altra puntata più avanti e la intitoliamo Non sono contro il doppiaggio, ho tanti amici doppiatori. Il problema è che sul doppiaggio tu mi inviti a nozze, quindi io ne parlerei veramente per ore, perché purtroppo ci sono tanti esempi di come la qualità del doppiaggio di oggi sia scaduta. Ma lo stesso Luca Ward, se tu lo prendi, è bellissimo Pulp Fiction, la sua voce eccetera eccetera, sì, sarà pure bellissima, però stiamo parlando del 1994, sono passati degli anni, 30 anni sono passati 30 anni, è cambiato tutto, e se tu ascolti Luca Ward che doppia oggi, purtroppo non ha la stessa intensità di quando doppiava una volta. È tutto completamente cambiato, ci sono tanti problemi e non li tirerò fuori adesso, perché io volevo concentrarmi su una delle problematiche delle piattaforme che ho scoperto con te e che hai tirato fuori poco fa. Io trovo inammissibile che acquisto un prodotto e me lo trovo che non sia nella sua forma originale. Tu hai detto prima, ho comprato dei film, li ho comprati pagandoli singolarmente, quindi non l'abbonamento di Prime Video del cavolo, che vabbè sono 50 euro all'anno, vabbè non importa, un film ogni tanto doppiato dentro il marasma di roba che posso scegliere ci sta. Chiaramente quello lì è accettabile, però se tu mi vai a pescare un film che io acquisto singolo, è come se comprassi il DVD e non ci fosse la lingua originale, ma di che stiamo parlando? E quindi questo è veramente un errore madornale, secondo me. Perché? Perché tu mi puoi dare il doppiaggio come opportunità, però, cazzo, cioè, dammelo anche come voglio io. Assolutamente, sì. E intanto, per esempio, una delle piattaforme, secondo me, visto che ho diversi abbonamenti, no, che sono, come ho detto, sono un grande appassionato, mi piace guardare più roba possibile, una delle piattaforme col catalogo più ricco è Prime Video, Amazon Prime Video, e lì davvero ci sono pochissimi film in lingua originale che danno anche la possibilità della lingua originale e con i sottotitoli in italiano. E probabilmente è tutta una questione di costi, di diritti, però mi viene a pensare anche adesso, cioè anche banalmente alle minoranze, no? Le povere persone che non hanno, adesso non so se sordo è una parola che può essere, che può urtare qualcuno, però comunque una persona che non ha possibilità di sentire il suono, cioè, per dire, perché non deve avere i sottotitoli in italiano queste persone? Non solo l'appassionato di cinema rompiscatole come me, però ci sono anche queste persone, e non capisco perché escludere tutto questo aspetto. Vabbè, e stava a dire, per l'estremo opposto invece c'è Mubi, che è una piattaforma straordinaria, perché non la conoscesse, ci sono anche diverse promozioni per fare gli abbonamenti di prova, pagare pochi euro per diversi mesi. Quella è una piattaforma che dà grande peso al cinema d'autore, e una piattaforma per quelli che vogliono sperimentare, no? Il cinema anche di autori meno noti, piccole realtà in giro per il mondo, e lì praticamente non ci sono praticamente nessun film doppiato. Infatti anche lì desta poi molte polemiche da parte di quelli che hanno diverse aspettative, diversi modi di approcciarsi al cinema. Però su questo, tornando, non ha senso che tu compri un film e non ti danno la possibilità di vederlo come vuoi, e questo è assurdo, cioè è proprio totalmente assurdo. Assolutamente, no, io sono d'accordo, anzi in realtà credo che Mubi prima o poi comincerà a inserire anche la possibilità del doppiaggio, anche perché se vuole espandere il suo pubblico chiaramente un pochino dovrà guardare a questo. Però è una mia ipotesi e sinceramente mi interessa relativamente. È chiaro che se guardi l'aspetto ludico
della cosa. Uno può guardare i film come gli pare, anche io ogni tanto mi capita di guardarli doppiati eccetera, o di rivederli doppiati eccetera, però sono perfettamente consapevole che non sto prestando la giusta attenzione al film e che mi serve più per distendere il cervello. Quindi sto entrando nuovamente nel tema doppiaggio, è vero? Te ne sei reso conto? Sì? Te ne sei reso conto? Allora, abbiamo citato delle piattaforme, dicevo. E Mubi, che ha la possibilità di vedere film esclusivamente come sono stati pensati dal regista. Prime Video, che è una piattaforma particolare perché fondamentalmente è un accessorio dell'abbonamento Amazon, dove tu hai la possibilità di ricevere i prodotti diciamo in tempi record, e poi hai in più Amazon Music, Amazon Video, eccetera eccetera eccetera. Poi c'è Netflix, che è naturalmente il capostipite di tutta questa nuova possibilità di guardare film online. E poi abbiamo Apple TV, Disney Plus, chi c'è ancora? HBO Max, ce ne sono un sacco, insomma, tantissime, e ogni piattaforma ha la sua diciamo peculiarità. Netflix, essendo la capostipite, bene o male è quella che produce di più, anche se tutte più o meno producono. Prime Video invece è quella che mi fa aprire questa riflessione, perché tanto è quella che uso di più. Però se tu ci fai caso, su Prime Video ci sono dei film prodotti da Prime, questo è vero, però molto spesso sono coprodotti da varie realtà nazionali o internazionali. Loro producono tendenzialmente serie televisive e format televisivi. Sto pensando a LOL, sto pensando a quello dei talent che devono essere inseguiti in mezzo alle città, che adesso non mi ricordo come si chiama, che mi faceva anche relativamente cagare. Però questo è ciò che mi ha spinto a riflettere sul fatto che in realtà queste piattaforme non fanno la guerra al cinema, fanno la guerra alla televisione. Hai detto tutto, che assieme a Twitch, che quello è davvero il grande rivale della televisione, tant'è esempio classico che quando sulla televisione, no, sui canali Mediaset o Rai devono parlare di content creator della rete, citano sempre dei casi, quasi casi umani, senza che si offendano, però dipingono proprio queste figure come se fossero delle, come se internet producesse solo spazzatura o contenuti trash, mentre invece Twitch ha i suoi, cioè Twitch, chi fa bene Twitch ha una piattaforma televisiva, cioè ha un canale televisivo, ma anche le realtà di diversi distributori di diversi siti divulgativi di cinema hanno il loro canale Twitch, ogni giorno magari hanno il loro palinsesto, sai che a quell'orario di quel giorno c'è quel programma, è una vera televisione. E infatti anche la televisione dovrebbe un po', a posto di far la guerra, capire come evolversi, tant'è che una delle piattaforme migliori che ci sono è Rai Play, che ha un catalogo strepitoso che però non viene promosso dalla stessa Rai, e che non lo sanno in non Rai non lo sanno in Rai che c'è Rai Play, esatto. Perché quello davvero, ci sono tutta la selezione di fuori orario, di Ghezzi, ma anche banalmente restando alla televisione ci sono i vecchi spettacoli, vecchi programmi, cioè è bello, è veramente un tesoro Rai Play. E per dire che quindi hai ragionissima, le piattaforme sono il rivale della televisione, secondo me, più che del cinema. Anzi, il cinema può guadagnarci dalle piattaforme, nel senso che uno che non è abituato ad andare al cinema... Io non ci credo che la gente non va più al cinema perché ormai preferisce guardare film sulle piattaforme. Sì, cioè, un po' ha influito, questo sarebbe folle non ammetterlo, però la gente non va più al cinema perché non gliene frega più del cinema, cioè dei film. Io, parlando anche con i ragazzi, andando a fare laboratori nelle scuole, ho avuto questa fortuna, e davvero cerco di capire, e non è un'accusa ai giovani di oggi, non guardano più il cinema, perché queste generazioni nuove, come anche parte della mia, cioè io nel mio gruppo di amici reali, quindi non tipo Mattia che è un mio amico, ma condividiamo una passione, ci siamo conosciuti sotto la luce del cinema, no? Gli amici reali... che gli interessa davvero del cinema, non ne ho neanche uno, che va più di una volta
ogni 3 mesi al cinema, non ne ho neanche uno. Cioè io non parlo di cinema con i miei amici, a meno che non mi chiedano, perché sanno che è la mia passione, per chiacchierare e faccio un po'. Però sono io che gli parlo di cinema e cerco di alimentargli questa piccola passione attraverso il mio racconto, perché non siamo mai stati educati all'immagine e alla visione critica, che è quello che facciamo nelle scuole, che è quello, perché approcciarsi in maniera critica al cinema equivale a approcciarsi in maniera critica alla vita, a quello che guardi, e quindi non una visione passiva, no? Come subiamo a casa sicuramente, perché quella è la differenza grande tra piattaforme e cinema, è che il cinema scelgo di andare, faccio una scelta attiva, mi vesto, prendo la macchina, pago, mi siedo e sono lì. A casa mi piomba addosso, a meno che non sia appassionato come noi, che anche a casa riesci comunque a ritagliarti il tuo spazio, il tuo momento per guardare e vivere il film. Quindi è su quello che bisogna lavorare, su educare la gente che vuole, perché anche lì, come diciamo, guardare il cinema non è obbligatorio, non ce lo obbliga il medico, ci arricchisce se vogliamo, ma come anche altre cose, tipo io sono una capra ignorante di musica, non capisco niente di musica, ascolto pochissima musica e mi perdo tantissimo, no? Quindi non è che una cosa è meglio dell'altra. Il cinema è intrattenimento, ma è una forma d'arte che ci può arricchire. Su questo bisogna lavorare e andare a parlare alla gente. E come si può fare? Nella maniera opposta con la quale viene fatto sui social, che tendiamo a fare anche noi a volte, in maniera tossica, no? Cioè, quindi tipo, perché a me non piace puntare il dito, io sono il primo, no? Quando ho aperto la pagina, ennesima pagina, conoscevo un decimo di quello che conosco adesso, che è ancora pochissimo rispetto a quello che si può conoscere. Però io, molti film che ho iniziato a guardare quando parlavo di cinema sui social, era più per darmi un tono, cioè sentivo nei gruppi che quelli che si davano un tono parlavano di Belatar, del Cavallo di Torino. Io l'ho guardato, è un film che ti può cambiare la vita, perché è un film straordinario, però gran parte del film io l'ho guardato per poi poter dire ho guardato il Cavallo di Torino. Ah, allora sei un infame. Era così, e come dicevano... C'era Gaber, che era Giorgio Gaber, che è la mia grande passione, una figura che mi ha ispirato moltissimo nel corso della mia vita, e ribadiva molte volte questo concetto, no? C'è una canzone che dice proprio il comportamento, che dice che a volte io faccio delle cose non tanto perché mi interessi, ma per dare l'impressione di me, che so, tipo dice vado in biblioteca e leggo Hegel, e per far vedere che sto leggendo Hegel, no? Per dire, un po' come... Ma lo facciamo tutti, però dobbiamo prendere consapevolezza... Un po' come Fedez con la beneficenza, no? Esatto, però anche lì, cioè, capito? quindi, anche nel modo di approcciarsi, no? Il discorso tossico del social che ti dice magari tipo, che so, un ragazzo che non ha mai visto un film impegnato, no? Ma non necessariamente un ragazzo, anche un cinquantenne, no? Che magari vede Roma di Cuarón, che l'abbiamo citato, no? E dice, che rottura di balle, ok? Se tu hai amato il film, ti viene distinto magari di rispondergli in maniera piccata, no? Però la cosa peggiore che puoi fare è dirgli tipo, ma tornatene a vedere Fast and Furious. Quindi, come dire, tu sei uno scemo, io sono quello che sa la realtà. Poi, non... È ovvio che Roma, se sei un appassionato di cinema, Roma è un film strepitoso. Fast and Furious è un film fatto per un motivo opposto, no? Puro intrattenimento, anche non sempre di altissima qualità. Però, se sei interessato a alimentare una discussione, potresti guidarlo, dire guarda, perché, ma non tanto la discussione, perché tanto su Facebook non è un luogo per fare discussioni, perché tanto rimarrai sempre la tua idea, però... Il dialogo del non subito buttarle in scontro, nel senso io sono meglio di te, perché quello allontana la gente, ma in tutto, anche quando ci sono stati problemi molto più importanti rispetto al cinema, no? Come adesso in piena pandemia, certo. No? Tipo era invaso Facebook delle persone scettiche e complottiste. Trattarle come degli emeriti ignoranti sicuramente non li aiuterà ad aprire il loro punto di vista, anzi si fa solo, crei muri, barricate, loro saranno sempre più cementificati nelle loro posizioni, secondo me, poiché sto divagando completamente, però...
Guarda, io no, non è vero, cioè non stai divagando, hai citato la pandemia, hai citato delle cose, ma sono degli esempi fondamentalmente. Io credo che ci siano due enormi problemi legati alla disaffezione al cinema delle nuove generazioni. Intanto, e poi ci aggiungo il terzo problema che hai già citato ampiamente tu, però il primo problema è che non ci sono genitori nuovi, cioè noi, la nostra generazione non ha portato i bambini al cinema, non li porta al cinema, i figli non li porta al cinema. Tu sei un caso a parte, tu sei un piccolo papà speciale che fa il venerdì cinema con i suoi figli, con le sue bimbe e i suoi bimbi e li porta al cinema. Noi non li portiamo al cinema, la nostra generazione non porta i figli al cinema. Noi avevamo i nonni che ci portavano al cinema, i genitori che ci portavano al cinema e piano piano questa passione è cresciuta e si è diffusa. Se non c'è questa comunicazione intergenerazionale, come fanno le nuove generazioni a appassionarsi alle sale? Primo problema. Secondo problema, il cinema era un luogo di condivisione, sociale, che non è più, non lo è più, è diventato un luogo di nicchia e naturalmente per sopravvivere deve cambiare la sua politica e il suo modo di esistere. È chiaro che se la gente non va, non dice più cinemino quando va fuori il sabato sera, è chiaro che farà sempre più fatica. Quindi quelli che soffriranno di più saranno i multiplex, le sale big, 12 sale, 6 sale, 7 sale, 15 sale, eccetera, che non riusciranno più a gestire una cosa così florida come la programmazione contemporanea. Terzo problema che si aggiunge a quello che dicevi tu è appunto il fatto della troppa programmazione, cioè ci sono troppi film che vengono programmati, troppi film che vengono proposti in sala, le sale non hanno il tempo del passaparola e quindi non riusciamo più a creare dei film evento che durino più di 2 settimane. È difficile, è successo con Oppenheimer, ma è stato un caso estremo, Barbie è stato un caso estremissimo ed erano 2 uscite estive, quando non c'era nient'altro, quindi potevi permetterti di tenerli in sala per più di un mese. Dune già nel giro di 3 settimane è morto, non lo sappiamo più cos'era Dune del mese scorso. E ultimo problema, che dicevi tu, se la nostra generazione, oltre a far figli, cosa molto grave per me, ma non lo posso dire a te che ne hai fatti 3, oltre a far figli che non porta al cinema, perché non li portiamo al cinema, continuiamo a dire a questi figli che il cinema è brutto, perché tu senti queste voci di youtuber, oltre alla cattiveria tra le opinioni diverse, cioè a me non mi piace Bellatar, vatti a vedere i cinepanettoni, vatti a vedere Fast and Furious, e quindi non si comunica. Ma oltre questo c'è anche il fatto che questi ragazzini, questi giovani, ci sentono continuamente dire che il cinema è brutto, perché la Marvel fa cagare, la DC fa cagare, e quel blockbuster fa cagare, fa tutto cagare. E io che ci devo andare a fare al cinema se fa tutto schifo? Devo andare a vedere la merda? E non ci vanno. E non ci va più nessuno. E allora dopo però è la piattaforma che uccide il cinema. No, siamo noi che uccidiamo il cinema. Siamo noi perché... quando c'erano gli anni 90, quando iniziavano gli anni 2000, quindi fine anni 90, inizio anni 2000, piuttosto che andare a vedere The Terminal, lo piratavamo, non io nello specifico, insomma, però la gente lo piratava. Anche con la cassettina, con la gente che si alzava dalle sale, ti ricordi che momento triste che era per la storia dell'umanità quello, in cui guardavamo i film con le gente che si alzava pur di dire lo piratavo? Mega video, una cosa c'era impensabile. Mega video. Che si sentiva la gente che tossiva in sottofondo. Sì, poi piratavano la traccia originale video, sì. Però poi l'audio in italiano, perché siamo legati al doppiaggio, e l'audio lo registravano col telefonino i sottotitoli in coreano, tipo, c'erano anche a volte beccati. Sì, perché queste cose succedevano là, e poi loro prendevano la traccia video e ci mettevano l'audio del merda. Piratavamo, portavamo i DVD, non li compravamo, li guardavamo a casa. Insomma, abbiamo fatto di tutto per uccidere il cinema. Adesso che muore è colpa delle piattaforme. Ma a parte che non muore, però, insomma, adesso che è diverso, che il cinema è diverso, è colpa delle piattaforme e non nostra che non ci andiamo. Boh, non lo so. Alcune riflessioni su quello che dici, che condivido praticamente in toto. Un piccolo alibi alle famiglie che dici che non portano più il cinema. Va detto anche che non tutte le famiglie hanno la possibilità, perché
può essere proibitivo farlo con costanza, perché ha dei prezzi, non tanto il biglietto di per sé, però specialmente tutto ciò che è di contorno, no? Tipo i popcorn, la bibita, che voi direte, ma uno non va al cinema per i popcorn e la bibita, se hai 7 anni... vai anche per la bibita e per i popcorn, perché quella, la magia del cinema passa attraverso anche quelle cose lì. Quindi ti dico, io che vado con le mie bimbe, fai conto, se vai in 4 già ti parte una 50ina di euro tra biglietti e roba, e sto abbastanza stretto, eh. E quindi se diventa molto meno competitivo, se da un lato ho un abbonamento che con 90 euro guardo per tutto l'anno tutto quello che voglio con Disney Plus, è un po' una sorta di concorrenza sleale, però per alimentare la passione del cinema di questi bambini un Disney Plus è una piattaforma che può servire, perché puoi fargli vedere tutto quello che vuoi assieme anche a te, che se noi purtroppo siamo, abbiamo questo difetto mastodontico che hai detto tu, che siamo legati alla nostalgia in maniera assurda, ed è veramente una cosa terrificante che annienta qualsiasi forma d'arte, e lo vediamo con tutti questi prodotti che se non c'è un cameo, un riferimento, un easter egg legato agli anni 90, che spoiler, è una decade abbastanza de merda, eh? Cioè diciamo, perché noi la adoriamo perché ci siamo cresciuti, ma adoriamo quello che c'era negli anni 90 perché noi eravamo piccoli, lo adoravamo, ma perché eravamo piccoli, e perché se io vi sfido a vedere alcune cose uscite in quegli anni lì adesso, sono abbastanza improponibili, come ce ne sono tante improponibili adesso. Non toccare The Mask. L'ho pensato, prima cosa che ho pensato, però. Esempio cardine di quanto siamo tossici noi, della nostra generazione, che l'avevo già citato in una puntata di Morti di Film, DuckTales, il remake, mangia in testa quello degli anni 90, e lo dice uno che aveva le cassette dei DuckTales degli anni 90 e l'ha visto tutto, il videogioco del NES o i pupazzetti, cartone della vita, ed è bello, non sto dicendo che era brutto quello degli anni 90, ma quello uscito qualche anno fa è straordinario, è fantastico veramente, tanto per dire, non tutto quello che era passato è meglio. E mi è piaciuto molto anche il video che hai caricato poco tempo fa sul tuo canale, dove dici, no, di Wolverine, che dici, noi siamo veramente pericolosi, siamo una palla al piede, ma se questi ragazzi vanno pazzi per i supereroi della Marvel, ma a posto di dirgli fa schifo, digli, ah, che bello che ti appassioni così, ah, ti piace Spider-Man di Tom Holland, ma sai che 20 anni fa ne hanno fatti 3 veramente molto molto belli, senza dirgli sono più belli di questo qua, che cioè noi lo sappiamo che sono più belli, perché quelli davvero, quelli di Raimi, cioè sono straordinari quei 3 film, e dico 3 non a caso, con tanto anche di balletto mentre lo faccio. Però l'approccio deve essere di accendere una curiosità. Anche il terzo, assolutamente. Cavalco il tuo entusiasmo per un qualcosa e ti dico, rilancio, ti piace questo? Ma guarda che questo secondo me ti piace ancora di più, o comunque ti piace anche questo? Sì, assolutamente, assolutamente. Ma perché noi non facciamo le domande giuste a queste persone? Cioè noi non chiediamo, io ho... chiacchiero di cinema anche su WhatsApp ogni tanto con le persone che ho conosciuto, come te per esempio, via tutti questi anni via internet. Ecco, quando ci sono delle differenze di vedute, la domanda classica che faccio è ma perché? Cioè, con gente come te, con gente adulta, responsabile e amica, e dico, ma perché ti piace sta merda? Ma che schifo, ma come si fa? E ci facciamo anche 2 risate sopra. Però ai bambini, che tu gli devi chiedere, ma perché? Però non il perché del tipo, ma perché ti piace sta roba? Ma lo sai che fa cagare? No, tu gli devi chiedere il perché con una sana curiosità di capire qual è il suo punto di vista. Perché altrimenti noi, le nuove generazioni, non le capiremo mai, non riusciremo mai a intercettare la loro esigenza e a metterla insieme con quella del poter andare al cinema e creare un'esigenza nuova, perché oggi andare al cinema ci interessa solo a noi che siamo appassionati, punto e fine. L'intrattenimento si guarda dappertutto, perché l'intrattenimento si può guardare in qualunque forma, anche sullo smartwatch. Il cinema si guarda al cinema. Perché non si va più al cinema? Intanto perché secondo me abbiamo avuto una decade di prodotti, non dico scadenti, ma che hanno fatto fatica a pescare nella logica della necessità contemporanea, non hanno parlato dei problemi del contemporaneo. Infatti quando vediamo dei film importanti che hanno successo, io non credo che Oppenheimer abbia avuto successo solo per il Barbenheimer o solo perché era un film di Nolan. Io credo che Oppenheimer abbia avuto successo perché ha parlato della bomba atomica in un momento in cui è tornato il problema, la paura della bomba atomica.
Barbie ha avuto successo non perché era un film sulla Barbie. Barbie ha avuto successo perché era un film in cui si parla di femminismo, in un momento in cui si parla di femminismo. Quindi quando il cinema intercetta le tematiche contemporanee, ancora ci si va al cinema. Se dobbiamo andare a vedere l'ultimo film di Rodriguez, che io gli voglio bene a Rodriguez, ma ha fatto schifo, ma me lo guardo su Prime. Ma chi se ne frega di andare a vedere Rodriguez al cinema solo perché è Rodriguez? Anche questa è una mentalità molto cinefila. Ci attacchiamo ai registi, se però poi fanno Coupe de Chance, a me me va pure bene, ma a Gianluca no. Te l'ho servita, eh? No, dai, non voglio entrare in questa, mi sono già fatto abbastanza nemici. Quello che dici tu è sacrosanto, perché c'è una tendenza atroce di sottovalutare il pubblico da parte di tutti, da parte degli appassionati, da parte degli esperti di settore, dai produttori, dai distributori. E questo è sbagliato, perché il pubblico comunque, se lo educhi a far vedere roba bella e se gli proponi roba bella, la gente poi ci va a vederla sta roba bella. Poi ci sono dei film clamorosi che magari floppano, non sto dicendo quello, però devi costruire sia l'evento, come hanno fatto, perché se vedi che se c'è un evento poi ci vai anche solo per curiosità o per tematiche trattate e tutto, e devi un po' guidare lo spettatore verso la curiosità, la scintilla, no? Che ti porta al cinema. Però anche lì il cinema dovrebbe anche un po'... Cioè, il cinema devono essere salvati, però devono anche meritarsi essere salvati. Molti lo fanno, però guidare il cinema inteso proprio come momento di condivisione, momento di crescita individuale e collettiva, nel senso, tipo, io organizzo con Aiace, Valle d'Aosta, ho il piacere di organizzare dei cineforum, no? E anche Aiaci lo organizza per i fatti suoi, però per dire, tutti questi momenti collettivi studiati sono sempre, c'è sempre il pienone, perché la gente poi ha voglia di fare cose belle, ovviamente, però devi un po' seguirli. E la cosa che non fanno le piattaforme, per tornare in tema puntata, la cosa secondo me invece veramente brutta delle piattaforme, specialmente in Netflix, è il famoso algoritmo, no? Che dico sempre, secondo me dovrebbe esserci il contro algoritmo, perché cosa fa l'algoritmo? Essenzialmente appiattisce il pubblico, il gusto dello spettatore, tipo, ti è piaciuto questo? Guardati questo, purché poi vabbè che ogni tanto ci sono dei parametri assurdi, tipo fa, perché hai visto Melancolia di Lars von Trier, che è il film, che è uno dei miei film preferiti in assoluto, potresti guardare, c'era tipo Deep Impact, The Day After Tomorrow, cioè proprio dire, ma che cacchio stai dicendo? Però secondo me servirebbe un contro algoritmo, tipo, ok, questo ho capito che ti piace, perché non provi a vedere questo che potrebbe piacerti altrettanto, se non di più, che è quello che diciamo che sarebbe il compito anche di content creator, che molti lo fanno, come fai te, come fanno altre persone molto molto valide, ma anche sulla discussione sui social, secondo me dovrebbe essere così. Ma il cinema stesso, anche organizzare più retrospettive, rassegne, percorsi, anche perché poi abbiamo visto che quando fanno in sala i filmoni, la gente ci va a vederli o ci torna a vederli, tipo Il Cacciatore, Titanic era tipo campione di incassi di quest'estate, a parte i filmoni che sono usciti grossi, Oppenheimer e Barbie, Titanic è uno di quelli che ha incassato di più, che la gente che è andata al cinema l'avrà visto, cioè non ci credo che la maggior parte non l'ha mai visto, erano tutti gente appassionata che amava il film e voleva vederlo al cinema, perché, come diciamo, noi non abbiamo la fortuna. Infatti mi fa ridere quelli che dicono, ma se non hai visto un film al cinema è come non averlo visto, quindi vuol dire che il 99% dei nostri film preferiti non li abbiamo visti, perché tipo Taxi Driver io non ho avuto la fortuna di vederlo al cinema. Però allo stesso tempo è vero che quando sono andato a vedere, che so che ci sei andato anche te, che ne abbiamo parlato, che sono andato a vedere restaurato 4K 2000 Odissea nello spazio al cinema, mi è sembrato di vederlo per la prima volta, questo sì. Poi c'è anche la skill in più adesso, no? in questo nuovo 2000, in questo nuovo 2020, diciamo, dal 2010 in poi, che se tu non l'hai visto al cinema non l'hai mai visto, ma se non l'hai visto all'Arcadia non l'hai proprio manco visto il trailer. Me alzo e me ne vado. Io ho visto una delle tante cose che mi hanno un po' diciamo migliorato l'idea della visione. Io ho visto Apocalypse Now al cinema, e l'ho visto per la prima volta al cinema. Io sono uno di quei fortunati appassionati di cinema che non ha mai visto un cazzo, tranne quelle cose un po' più contemporanee. Apocalypse Now non l'avevo mai visto a casa, e l'ho visto al cinema per la prima volta. Mi sono innamorato, naturalmente, ma come giusto che sia. Però
andare al cinema a vedere Apocalypse Now, a vedere Alien per la terza volta in generale, andare a vedere Lost Highway di David Lynch, non lo fai da 0 a 10, lo fai guardando le cose a casa, appassionandoti, preparandoti alla visione in sala e piano piano rendendoti conto di che cosa sia il cinema. Quindi parti, paradossalmente, diciamolo, dai me contro te, facciamo un'iperbole, parti dai me contro te, così come noi siamo partiti da film veramente raccapriccianti, non The Mask, parti dai me contro te e poi piano piano arrivi a vedere come gente lo Spider-Man di Sam Raimi e quindi e poi piano piano arrivi anche a vedere Bellatar. Ma Bellatar non è che lo guardi all'improvviso. Ho visto su YouTube Ten Skies di James Benning. Sì. Non so se sì, tu l'hai mai sentito, ma James Benning fa questi film anche molto Nightfall. Comunque Ten Skies è letteralmente la storia, cioè la storia è letteralmente un'inquadratura di 10 cieli. Sono 10 cieli inquadrati per un totale di circa 10 minuti l'uno ed è cinema sperimentale. Ti dico, per me è stata, l'ho visto a casa su YouTube, leggermente sgranato, è stata una visione sorprendente, perché sono quelle esperienze che tu fai e dici vabbè sì, lo riguarderò forse tra 20 anni, però ci sono anche quei film che vanno visti una volta. Forse Ten Skies è anche un esempio molto più marcato per quello che dicevamo prima. Se tu non vai a un festival, e quando te lo vedi un film di Benning? Al cinema? Ma quando mai? E allora te lo guardi a casa sulle piattaforme che lo danno, oppure se YouTube ti dà la possibilità di recuperarlo. Sì, se riesci, che neanche tipo un altro grande autore di quelli più chiacchierati dei festival, Love Diaz, però per vedere un film di Love Diaz è complicato, a meno che non trovi degli escamotage non troppo legali, però anche lì è complicato. Noi dovevamo parlare delle piattaforme, ne abbiamo parlato quasi per niente, sono bellissime le piattaforme, sono fantastiche, a me piacciono perché mi fanno vedere tanti film che mi sono perso, per esempio The Florida Project, io l'ho recuperato su Mubi, dove c'è Willem Dafoe, bellissimo, che non ha fatto solo il Goblin, bellissimo, ha fatto tantissime altre cose. Film straordinario con un finale veramente pazzesco. Oppure Driver, l'imprendibile, tradotto così in italiano, di Walter Hill, anche quello l'ho recuperato su Mubi. Sì. Ma poi Mubi, tra l'altro, Mattia, è proprio fa quel discorso del percorso, perché non ha delle categorie definite, tipo, che so, commedia, horror, come nelle classiche piattaforme. Lì davvero indirizza già di più lo spettatore, dicendo magari i periodi storici, gli autori, i film che hanno partecipato a determinati festival, quindi anche ma quel discorso di guida. Ma poi fanno anche le rassegne. Sì, esatto. Retrospettive registiche a volte e tematiche, tante volte tematiche. Però qui stiamo facendo una gran marchettata a Mubi, anche Netflix ha i suoi vantaggi. Codice se vi scrivete codice cinefollia 10 per avere il 10% di sconto sull'abbonamento. No, però a parte scherzi mi faccio un'automarchetta, no, perché iscrivete. Tra tante le cose che faccio, anche gestisco anche il gruppo Mubi Italia, un official su Facebook, dove appunto per una community, per condividere le visioni che facciamo su Mubi. Bravo che l'hai fatto. Invece se vi volete provare Mubi, c'avete il link qua sotto nella descrizione, che avete appunto il codice per potermi regalare a me un mese di Mubi gratis, quindi fate come volete, io tanto l'ho pagato per un anno, io li pago annuali. Se volete provare Mubi, provatela. Insomma, Netflix ha i suoi vantaggi, però lo ripetiamo, facciamo una summa di quello che ci siamo detti, tanto ormai andiamo verso la conclusione. Diciamo, belle le piattaforme che ci permettono di vedere cose che non arrivano a casa nostra, perché una cosa che non abbiamo detto è che va bene, il cinema è il cinema, però al di fuori delle rassegne, al di fuori di tante piccole cose, magari no profit, magari di piccole realtà come appunto Aiace, con la quale collabori pure tu, non ci sono i titoli minori, cioè da te fa fatica ad arrivare Polanski, quindi in tante realtà come la Valle d'Aosta, come alcune piccole province, anche di grandi comuni, cioè le periferie dei grandi comuni non hanno film importanti che magari escono in poche copie, hanno i blockbuster e ce li hanno solo in lingua italiana, per cui chi vuole il cinema lo può recuperare anche se non gli arriva a casa, quindi è un'alternativa per fargli arrivare il cinema a casa.
le piattaforme in realtà non fanno la guerra al cinema, ma fanno la guerra alla televisione, perché molto spesso ci sono i format televisivi e le serie, che ricordiamo oggi si chiamano serie, ma prima si chiamavano serie TV. Quindi anche lì abbiamo una guerra alla televisione. E poi soprattutto piano piano c'è la possibilità di recuperare vecchi film e di farsi una cultura cinematografica altrimenti difficilmente possibile. Ho perso qualcosa per strada? No, sono d'accordo al 100%, quindi sono un ottimo strumento per alimentare una passione nei confronti del cinema, che se nasce e se è bella viva porta la gente al cinema, e questo secondo me è proprio inevitabile. Senti Gianluca, chiudiamo con una domanda, se ti viene in mente un film che tu hai recuperato in piattaforma che hai detto cazzo, questo se l'avessi visto al cinema. C'è un film che ho recuperato in piattaforma, ti rigiro un po' la domanda, che non avrei mai avuto la possibilità di recuperare al cinema perché è uscito in pochissime sale e mi sarei perso quello che è il film che più ho amato negli ultimi anni. Chi segue l'ennesimo podcast già sta ridendo perché ne ho parlato 800 volte. After Sun su Mubi di Charlotte Wells. E questo è davvero un film che dovete vedere. Meraviglioso, distribuzione italiana Mubi. Mentre invece è uscito in sala, visto in piattaforma che non sono riuscito a vedere in sala, non lo so, così su due piedi. Un film che però rammarico di non aver visto al cinema, che ho aspettato la versione Blu-ray, e Mad Max Fury Road, sempre per quel discorso di spettacolarità che sicuramente hai visto in sala, con il rombo dei motori, spettacoli pirotecnici. Sicuramente quella è stata una visione che ci ho perso a non vederla in sala, e sicuramente con Furiosa non farò lo stesso errore, e sicuramente non varrà la metà del primo film perché mi andrà di sfiga. Ti racconto solo questa. Stavo andando, avevo organizzato una cinemata per il Pinocchio di Guillermo del Toro, così chiudiamo il cerchio, siamo partiti da lì e chiudiamo con quello, e all'improvviso una persona ha avuto un imprevisto, un'altra non riusciva a venire, un'altra ancora mi ha dato buca e non mi ha risposto, e io sono rimasto da solo ed ero lì, siccome dovevo farmi mezz'oretta di strada ad andare e a tornare, io ero lì per dire sì vabbè, ma poi esce su Netflix e me lo guardo a casa. Alla fine ho detto no dai, io ci vado, me ne frega niente, ci vado da solo, ma ci vado. Ed è stato un bellissimo film che, visto al cinema, mi ha dato questo Pinocchio mostruoso che diciamo è lì sul grande schermo, è ancora più gigante, più bello e più affascinante. Ecco, quel film era cazzo, ho fatto bene ad andarlo a vedere al cinema, veramente bellissimo. Gianluca, io direi che abbiamo snocciolato tantissimi argomenti e abbiamo tante cose anche per le puntate future. A questo punto, cioè, abbiamo una marea di roba da tirare fuori. Sicuramente dobbiamo tornare a parlare di lingua originale e di che altro? Di bambini al cinema? Di appassione cinefili? Odiamo gli hater del cinema che in realtà fanno finta di essere cinefili? Dobbiamo parlare di questi due argomenti. Tanto per farci altri amici, lo dico. Ci vengono. Vabbè, ma chi li vuole gli amici? Tanto poi non vengono al cinema con noi, ma che... Tanto io sono in Valle d'Aosta, ora che vengono a prendermi, ora che ci arrivano, sulla mia roccaforte. Infatti, grazie per questa bella chiacchierata e ovviamente seguite l'ennesimo podcast sul cinema, perché ha sempre tanti ospiti, ha sempre tante belle cose, è una bella compagnia. Per il resto trovate tutti i vari link social qua sotto, ovviamente anche quelli di Gianluca e ovviamente anche quello di Morti di Film, che continua a macinare puntate insieme a Gianmarco, che torniamo a salutare, no? Ciao Gianmarco! Un salutone anche a tutti voi che ci avete seguito fino adesso. Fateci sapere la vostra opinione sulle piattaforme qua nei commenti, se ci state seguendo su YouTube, altrimenti su Spotify rispondete alla domanda che vi lascio proprio nella descrizione. Come sempre, buon cinema a tutti e alla prossima! We'll be right back.